Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale. Siamo ancora qui perché vi avevo detto nel video di inizio stagione che i post partita quest'anno ce ne sarebbero stati, cioè post partita, video del giorno dopo ce ne sarebbero stati pochi, però anche qui, come nell'occasione del derby, sento che c'è bisogno di parlare, di dare comunque un'analisi di quella che è stata la partita di ieri sera, perché sui social, su Instagram, YouTube ho visto veramente tanta, 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 troppa negatività e troppi attacchi nei confronti della squadra e di Inzaghi. Attenzione, ragazzi, cioè, ascoltate bene quello che è il mio discorso, quello che è il mio pensiero, per favore, prima di commentare, poi magari mi dite se siete d'accordo o meno con quello che sto per dirvi. Però, prima di tutto, io vi ricordo sempre, ragazzi, di iscrivervi al canale se siete nuovi, se ancora non l'avete fatto, perché ho un piccolo obiettivo personale, che è quello di arrivare ai 5.000 entro la fine dell'anno. Siamo a 4.330. Secondo me ce la possiamo fare. E poi venite a seguirmi su Instagram, ragazzi. Venite a seguirmi su Instagram, che lì vi tengo aggiornati nelle storie, chiacchieriamo un po' nei direct, insomma. Quando non gioca l'Inter, comunque, se abbiamo la possibilità di scriverci, cerco di rispondervi. Ripeto, ho visto troppa negatività dopo la partita di ieri nei confronti della squadra e del mister. Attenzione, Inzaghi ha sbagliato anche ieri, sono il primo a dirlo. Secondo me anche Inzaghi anche ieri ha sbagliato nella gestione della partita. Però gli abbiamo detto dopo il derby, cioè quello che è stato detto dopo il derby, del fatto che doveva metterci più coglioni nella formazione, doveva presentarsi in campo con una squadra, cioè non doveva aver paura di mettere una formazione come si deve. Ragazzi, ieri la formazione Inzaghi, secondo me, non l'ha sbagliata. Cioè, ha fatto giocare Onana, che era quello che i tifosi volevano, ha fatto giocare Gosens, che era quello che i tifosi volevano, e poi il resto, secondo me, non è stato sbagliato nelle scelte. La scelta di non far giocare Barella, secondo me, è stata, non dico un'ottima scelta, ma una buona scelta, perché Barella in questo momento, ragazzi, è fuori forma, non è Barella. Cioè, a me che mi fa il super gol con la Cremonese, la super prestazione con la Cremonese, cioè, non me ne frega niente se poi nel derby mi fa schifo. Capite? E ieri Mkhitaryan ha giocato molto bene, secondo me. È stato uno dei pochi che si salva ieri. Perché alla fine io ieri dalla reaction ho fatto un piccolo discorsetto di un minuto e mezzo su quella che era stata la partita. Avevo detto che la prestazione non era stata eccellentissima, ma nemmeno da buttare. E la riconfermo questa mia tesi. Secondo me ieri l'Inter, certo, a livello di occasioni da gol, robe varie, quasi mai pericolosi. Neuer si è a malapena sporcato i guanti. Ma ragazzi, cioè, è inutile che venite qua a dire che l'Inter ieri ha fatto schifo, che non si può giocare così, bisogna vergognarsi di scendere in campo così. Ragazzi, cioè, io dico, a calcio si gioca, c'è sempre un avversario. E ieri, secondo me, l'avversario era, cioè, nettamente, ma nettamente superiore, ma proprio non c'è stata storia e non ci sarà mai storia. Una partita del genere la rigiochi 10 volte e la perdi altre 11, anche se dai il 100%, anche se dai il 100%, perché un Bayern Monaco così, ragazzi, è ingiocabile, dal primo minuto alla fine della partita, su ogni pallone, aggredivano, aggressivi, non ti lasciavano respirare. E secondo me ieri il Bayern Monaco non è neanche stato il 100%, non ha neanche dato il 100% di quello che poteva dare. Perché poi verso la fine, verso il secondo tempo, sono calati. Anche inizio secondo tempo, quando abbiamo avuto quei 15-20 minuti in cui comunque abbiamo avuto qualche occasioncina e li abbiamo messi sotto. Poi messi sotto, comunque avevamo la palla noi, quantomeno. E nonostante tutto, il Bayern Monaco ieri, se finiva 4-0, non c'era nulla da dire. E io, ripeto, sono contento di averne presi solo due. Lo so che è una mentalità sbagliata, ragazzi, dire sono contento di averne preso solo due. La mentalità giusta dovrebbe essere: no, non mi è piaciuta la partita di ieri. Dovevamo dare di più, dovevamo fare qualcosa in più. Però
Però, ragazzi, io mi baso su quella che è la realtà. In questo momento l'Inter è fuori formis, non siamo in forma, non siamo in forma. E il Bayern Monaco è una squadra piena di campioni, di alieni, che proprio non c'è partita, non c'è partita. E quindi, basandomi sulla realtà, su quella che è la realtà dei fatti ad oggi, per me aver perso solo 2-0 è un buon risultato. Se poi conto che comunque la prestazione non è stata ottima, ma secondo me non è neanche stata da buttare via la prestazione. Come ho letto veramente tanti, tanti commenti negativi sulla prestazione di ieri dell'Inter. Secondo me, ieri l'Inter ha fatto quello che è in grado di fare. Forse possiamo fare qualcosa in più, è vero. Però, cioè, ragazzi, il Bayern Monaco veramente non ti fa respirare. E secondo me, dare giudizi dopo una partita di Champions League con il Bayern Monaco è sbagliatissimo. È sbagliatissimo. I giudizi io li darò dopo la partita di sabato col Torino. Lì sì che li darò i giudizi, perché lì mi aspetto i 3 punti e lì mi aspetto un'ottima prestazione. Ma ragazzi, dalla partita di ieri sera, sinceramente, di trarne giudizi, trarne qualcosa, sinceramente, poco. Poco. Posso trarre qualche nota positiva, che come detto inizio video, Mkhitaryan, che mi è piaciuto tanto, Mkhitaryan, e secondo me, ragazzi, si sta creando lo spazio, Mkhitaryan. Secondo me, tra poco lo vedremo anche tra i titolari, tra qualche formazione. Onana, ragazzi, ragazzi, finalmente Onana, finalmente un portiere, finalmente un portiere. Finalmente, cioè, questa è la prova che abbiamo un portiere, il portiere ce l'abbiamo e va fatto giocare. Cioè, ma è proprio di un'altra categoria rispetto ad Handanovic. Lo vedi in porta che è più reattivo, è più esplosivo, nei rinvii. Cioè, a me ha dato molta sicurezza ieri Onana. Tolto quella papera che ha fatto nel secondo tempo, che gli è sfuggita la palla dalle mani, ragazzi, che lì l'ho vista veramente bruttissima. Sappiamo Onana essere un portiere che c'ha la papera, ce l'ha nel sangue un po' la papera anche Onana. Però tra i pali è molto più reattivo, cioè non c'è proprio storia, non c'è paragone. Ripeto, Handanovic lo ringrazierò sempre per quello che ha dato in questi anni, però cioè, adesso bisogna anche essere realisti e capire che Handanovic a una certa età è buonissimo come secondo portiere, ma non come primo. Abbiamo Onana, facciamo giocare Onana. E non che Inzaghi ieri poi in conferenza stampa dopo la partita mi viene a dire che col Torino sabato giocherà Handanovic. Perché veramente, se è così Inzaghi, sei un po' un coglione, fatelo dire. Fatelo dire, con tutto rispetto. Perché poi anche ieri, ecco, nota negativa del mister di ieri, che secondo me, ripeto, la formazione non l'ha sbagliata. Può aver sbagliato i cambi, anzi, secondo me li ha sbagliati, ma perché sono stati cambi in vista della partita di sabato. E tu in Champions League, quando giochi una partita di Champions League, specie contro il Bayern Monaco, non vai a pensare alla partita di campionato. Non ci vai a pensare. Cioè, piuttosto la perdo 3-0 e faccio dei cambi offensivi, provo in un modo o nell'altro a ribaltarla, ma non che mi vai a togliere Bastoni per Di Marco, De Vrij per Skriniar, Darmian per Dumfries, Correa per Dzeko. Oh, qua non siamo alla Lazio, Inzaghi. Cioè, io ripeto, io ti stimo, io ti voglio bene, perché secondo me, cioè, sei un buon allenatore, un grande allenatore, secondo me. Ripeto, come ho detto nel derby, mi piace la tua idea di gioco e tutto quanto, però in questo momento non ci stai capendo assolutamente niente. Non ci stai capendo niente. Cioè, sei andato completamente nel pallone, ragazzi. E ditemi voi, questa è la mia impressione, ma secondo me la squadra non lo sta seguendo. Secondo me la squadra, ragazzi, non sta seguendo più Inzaghi. Cioè, ieri ho visto proprio degli atteggiamenti brutti, brutti. Skriniar che esce dal campo sbuffando. Brozovic che è in continuazione a giocare così. Cioè, Brozovic lo vedi, fa il passaggio e poi è così. Barella, idem, quando ha giocato nel derby. Cioè, i top, cioè, quelli da cui mi aspetto un po' di più, non lo stanno più seguendo. Cioè, la squadra, secondo me, non lo so. Non lo so cosa abbiamo quest'anno. Fatto sta che vedo proprio una nebbia, una confusione totale in panchina, in campo. E il tutto è dovuto, secondo me, anche dai casini che stanno succedendo in società, dalla poca sicurezza che trafila in società, dalle questioni problematiche economiche. E poi questo si sta ripercorrendo tutto sulla squadra, sul mister. E si sta venendo in campo, ragazzi. Io non lo so.
Non lo so cosa sta succedendo di preciso, però questa è una mia impressione. La squadra sta seguendo poco il mister. Il mister non ci sta capendo niente. E i risultati sono questi. I risultati sono questi. Il risultato è che tu, in tre big match con Lazio, Milan e Bayern Monaco, hai perso tutte e tre le volte, subendo 8 gol, che ieri ne hai subiti 2, ma potevano benissimo esserne 3 o 4. E anche giocando quelle partite con Spezia e Cremonese, in cui comunque tu hai vinto, Spezia, Cremonese, Lecce, tu hai vinto, ma non hai per nulla convinto. Non hai per nulla dato segnali positivi. Andate a vedere il mio post su Instagram dopo la partita con la Cremonese, andatevelo a ripescare. Cioè, è lì, è il terzo post che vedete sulla pagina, nel feed. Andate a leggere cosa ho scritto. Io non ero per nulla soddisfatto della partita con la Cremonese, nonostante la vittoria. Ero proprio incazzatissimo e deluso, nonostante la vittoria, perché ho visto una prestazione imbarazzante con la Cremonese. E anche ieri, sì, ripeto, secondo me, poi ieri, continuo a dire, secondo me, sono dell'idea che non puoi dare giudizi quando giochi con una squadra come il Bayern Monaco, perché è di un'altra categoria. È proprio di un'altra categoria, i giocatori sono troppo più forti, cioè quelli fanno i cambi, esce Mané, entra Gnabry, esce Sabitzer, entra Goretzka, cioè capite che esce De Ligt, entra Upamecano, non puoi proprio, non puoi proprio, noi facciamo entrare Di Marco, Darmian e Gagliardini, capite che non sono proprio discorsi da fare, dare giudizi dopo una partita col Bayern Monaco. Boh, non lo so, ragazzi, non lo so. E quello che voglio dire è che comunque le occasioni l'Inter ieri sera le ha anche avute, secondo me. Possibili occasioni, comunque, cioè, le occasioni di Dzeko, di Lautaro, cioè, si sono sbattuti tanto ieri gli attaccanti. Poi, ragazzi, Correa non lo tocchiamo neanche. Io di Correa non ne voglio parlare, non voglio più sentirne parlare di Correa. Perché sto ragazzo veramente o si sveglia o si sveglia. Cioè, ieri veramente quel gol lì poteva riaprire la partita. Era all'80esimo, era 82esimo. Cioè, ma cazzo, ma come fai a sbagliare un gol così in Champions League col Bayern Monaco? No, non puoi, non puoi. Cioè, si vede che sei proprio con la testa altrove. Non lo so, ragazzi. Non so cosa ha l'Inter in questo momento. So solo che attaccare e buttare un'ulteriore benzina sul fuoco in questo momento non ha senso. Bisogna cercare di stare vicini alla squadra, di sostenerla, anche se so che è molto difficile, perché ragazzi, sono io il primo a dire che in questo momento l'Inter non mi sta veramente piacendo, proprio stiamo facendo schifo, stiamo proprio facendo schifo. Però bisogna stare vicini alla squadra, perché se non stiamo vicini alla squadra adesso, poi rischiamo veramente il tracollo che è proprio a picco. Quindi siamo vicini alla squadra, cercando di sostenere i ragazzi, il mister. E poi, oh, raga, in campo ci vanno loro. Anche ieri lo stadio era pieno, io purtroppo ieri non c'ero. E purtroppo non ci sono neanche col Torino, ragazzi. Mi girano altamente i coglioni, perché in questo momento voglio essere a San Siro a sostenere la squadra. Mi girano le palle che non ci sarò col Torino. Poi comunque vi darò maggiori informazioni su Instagram. Però, ripeto, in questo momento attaccare non serve a nulla. Non serve a nulla, anche perché voi che vuole, chi vuole l'esonero di Inzaghi? Chi prendiamo? Chi viene ad allenare l'Inter? Chi viene? Che non abbiamo i soldi per pagare un allenatore come si deve. Chi viene? Ragazzi, non ci sono soluzioni. Bisogna cercare di capire. Di stare vicino alla squadra, di sostenerla e punto, basta. Poi, raga, in campo ci vanno loro, ripeto. Se questi siamo, bisogna assolutamente trovare una scossa, un qualcosa, e vediamo un po' dalla partita di sabato col Torino se ci sarà questa scossa. Spero e voglio che ci sia la scossa sabato col Torino, perché i 3 punti lì sono fondamentali. Ma raga, non lo so, vedremo, vedremo, vedremo. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate della partita di ieri, della situazione che gira nello spogliatoio dell'Inter, se anche secondo voi la squadra sta seguendo poco il mister in questo momento. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, la vostra opinione. Io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lascio un mi piace se siete d'accordo con la mia opinione, venite a seguirmi su Instagram che lì vi aggiorno meglio, vi aggiorno su quelle che comunque sono le novità del canale, anche i miei pensieri, perché
Io comunque ieri su Instagram ho detto, non pretendo il risultato col Bayern Monaco, ma la prestazione quella la pretendo. Diciamo che il risultato ovviamente non l'ho, mi era impossibile da pretendere, la prestazione non mi ha proprio convinto del tutto. Secondo me non è da buttare, ma non è nemmeno una delle migliori, anzi, ce ne sono state di molto meglio. Però, ripeto, c'era un avversario di fronte che era di un altro pianeta. Per cui, questo è il quanto. Raga, ci vediamo sabato. No, ci vediamo sabato, no. Cioè, comunque sì, col Torino vi terrò aggiornati su Instagram. Bene, raga, è sempre Forza Inter. Mi raccomando, stiamo vicini a una squadra in questo momento.